IPS SRL, azienda leader in Campania, opera nel settore del recupero dei rifiuti inerti, specializzata nel trattamento e nel recupero di terre e rocce, fresatura d'asfalto, rifiuti urbani, fanghi e trattamento meccanico. Dispone di competenze e professionalità in grado di rispondere a tutte le esigenze del settore. Qualità dei servizi offerti, consulenza ambientale specifica, ne fanno un'azienda completa e dinamica. IPS SRL, via Tagliata 1, San Martino Valle Caudina, Avellino. Il master plan in questo momento è una fase molto molto avanzata, perché siamo comunque in attesa di una nuova riconvocazione in Regione Campania, che ci sarà sicuramente alla ripresa dopo la pausa estiva. È un master plan che in certo qual modo prova a fissare le linee strategiche su cui puntare lo sviluppo dell'intera Valle Caudina, una comunità che merita un'attenzione che in questi anni non ha mai avuto. E io, grazie agli altri 12 sindaci, stiamo provando a non perdere, a cogliere questo momento storico e a fare in modo che da poter essere pronti allo start della PSR 21-27, dove ci sarà una misura rivolta esclusivamente ai progetti di area vasta. Quindi abbiamo la necessità in questo momento di accelerare, individuare le linee strategiche fondamentali, i progetti su cui puntare, progetti strategici, non progetti che riguardano piccoli interventi futili all'interno dei nostri comuni. Quindi anche la necessità da parte di tutti quanti noi di mettere un po' da parte il campanile e di immaginare, insomma, una visione più ampia e progettuale strategiche di ampio respiro. Quindi mi riferisco all'infrastrutturazione per la mobilità, mi riferisco a due parchi regionali, agli aspetti culturali, al dissesto idrogeologico, tutte azioni che dovranno fare in modo che la comunità caudina, attraverso il PNRR e il PSR 21-27, possa uscirne in una condizione tale da permettere ai nostri giovani di trattenersi e di vivere questi territori e non di emigrare. Un master plan per le zone interne che non è indispensabile, di più, perché è un rilancio veramente alla grande. Ma sicuramente la Valle Caudina è emblematica della necessità di un nuovo modello, il proprio modello di sviluppo. Negli anni che sono alle nostre spalle, la regione è stata una regione concentrata sullo sviluppo della fascia costiera, ma questo ha determinato inquinamento, traffico, pessima qualità della vita e anche dei servizi. Il prezzo è stato quello, invece, all'altra parte della medaglia, lo spopolamento e l'abbandono delle aree interne. È uno sviluppo malato che va corretto in termini di riequilibrio, questa è la parola magica. Riequilibrare significa spostare parte dell'attenzione che è stata, diciamo, in qualche modo è venuta meno negli anni passati verso le aree interne. La suggestione, l'idea, diciamo, della città caudina è una bella suggestione. Naturalmente la prima cosa è il discorso delle infrastrutture, perché si può fare una realtà bellissima, ma se non è raggiungibile non diventa competitiva. Quindi sono in corso, come vi è noto, i lavori di adeguamento della tratta ferroviaria Benevento Cancello, vi sono già i nuovi treni utilizzabili, quindi sono in attesa delle opere civili per la messa in esercizio. Poi ci sono tratti di collegamento su gomma su cui è impegnato l'ANAS, e più in generale bisogna fare una politica di recupero dei borghi creando più punti di attrazione, quindi l'enogastronomia, i prodotti agricoli. Qui vi sono anche delle preesistenze archeologiche importanti, l'artigianato locale. Tutto ciò, che l'ambiente, il paesaggio, insomma l'aria pulita, lo sport all'aria aperta, tutto ciò che significa qualità della vita, in una parola benessere, e negli anni che verranno ci sarà una grande domanda di questo. Devo dire con grande sincerità che, insomma, per tantissimi anni la Valle Caudina è rimasta un po' isolata anche all'interno delle dinamiche politiche. Negli ultimi anni, negli ultimi 7, 8 anni, 10 anni, diciamo che è entrata in maniera forte all'interno, appunto, delle dinamiche politiche sia provinciali che regionali. Non dimentichiamoci che in questa zona c'è un consigliere provinciale, c'è il presidente dell'ASI, quindi figure istituzionali autorevoli per il nostro partito,
e con le quali abbiamo lavorato e stiamo lavorando per portare risultati che portino sviluppo ovviamente in questa zona. Pasquale Pisano è stato il fautore, il primo che mi ha sollecitato la costituzione del, ovviamente oltre che della città caudina, di una regolamentazione dell'area attraverso un masterplan. De Luca diede la sua disponibilità circa un anno fa quando inaugurammo la riapertura del municipio, sempre qui a San Martino, e insomma ora siamo vicini ad avviare questo iter. Sono state fatte le consultazioni preliminari, c'è già una bozza di documento generale, ho fatto più di una riunione con tutti i sindaci sia dell'area sannita che quella irpina che ricadono nella città caudina per sollecitarli ad avere un documento finito e in maniera tale da lavorare a questa grande area di sviluppo mettendo ovviamente delle priorità, perché ricordiamoci sempre che le risorse che stanzia la regione sono risorse che vengono da una filiera comunitaria, fondi di sviluppo e coesione, PNRR, nonostante gli sfacelli attuali del governo centrale, ma bisogna attingere a quelle risorse, e quelle risorse ovviamente sono limitate e contingentate, quindi chi ha più capacità di progettazione acquisisce maggiormente risorse per far sviluppare i propri territori. Diventa la costruzione ed un'architettura di tipo completamente diverso, che credo un tempo chi l'avesse immaginata sembrava essere un sognatore, oggi invece dice di essere realizzata, spera il più presto possibile, mettendo assieme le istituzioni e anche i privati, altrimenti non c'è, senza questa connessione, possibilità di un grande sviluppo. Poi soprattutto in queste zone qua credo c'è una complementarità dal punto di vista di fattori strategici, di infrastrutture, che messe assieme, non in concorrenza ma in complementarità, possono creare davvero una sorta di ripresa notevolissima quando riguarda lo sviluppo di quest'area, che ha tutte le condizioni per crescere, è una terra piana, tiene le montagne, non è distante dalle grandi aree metropolitane come Napoli, quindi insomma mi pare che sia una cosa avveduta e sacrosanta, quindi bisogna soltanto sfruttare al massimo possibile, determinando questa condizione per cui insomma la cosa che più crea una forma di spazientimento è quella della burocrazia, eliminare questi lacci e lacciuoli, questa è l'unica cosa che ci pone franchigia rispetto al superamento delle difficoltà.